credo sia l'ultima navicella di quest'anno. Avete mai saputo della prova che si fa strofinandosela sotto il mento? Se lascia il colore vuol dire che sono innamorata. Che vergogna, voi non siete innamorato di nessuno. Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia della vita. La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena, di cera, facce senza pori, senza peli, inespressive. Agio, tempo libero. È vero, abbiamo ore libere dal lavoro, sì, ma tempo di pensare? Quando non guidiamo la macchina a più di 100 all'ora, a un massimo in cui non potete pensare ad altro che al pericolo. Allora ve ne state a giocare a carte o sedete in qualche salotto dove non potete discutere col televisore a quattro pareti. Perché? Il televisore è reale, è immediato, ha dimensioni. Vi dice lui quello che dovete pensare e ve lo dice con voce di tuono. Quando Ray Bradbury scrisse questo romanzo, lo proiettò ad un futuro lontano. Ma adesso, siamo davvero sicuri che questo futuro sia così lontano?